Eccoci qua, siamo al centro Link Marena di Roma, via del Bella Monaca, un impianto bellissimo della Linkem e del nuovo neo presidente della RES Roma Ottava, Francesco Sortino. Benvenuto presidente. L'abbiamo vista qui, siamo qui all'inizio della nuova stagione che sarà importante, una stagione alle porte che vedrà la Linkem protagonista, speriamo, no? Sì, no, c'è un grande progetto che è un progetto tecnico, ovviamente. Oggi è il primo giorno diciamo di avvio della di preparazione ufficiale, quindi c'è il primo allenamento che ovviamente poi porterà tutti gli impegni già in programma. Ma intorno al progetto tecnico c'è un progetto davvero importante e grande, è un progetto sociale che coinvolge questo centro sportivo in un quartiere, Tor Bella Monaca a Roma, che è un quartiere complicato ma che ha grandi potenzialità. Vogliamo aggregare forze sane a partire dalle persone, dalle famiglie. Molti bambini e bambine parteciperanno alla scuola calcio, ma vogliamo che questo luogo diventi un centro di inclusione sociale e di attrazione magnetica, vorrei dire, delle forze sane che riusciamo a intercettare. Diverse sono le aziende che già con noi, con Linkem, hanno iniziato a coinvolgersi in questo progetto, e lo dicevo poco fa alle ragazze proprio per un po' tracciare le linee guida di questa stagione, no? RES è una parola latina, RES Roma Ottava, è un nome storico che deriva da un'esperienza importante, per certi versi unica, una squadra che dal nulla riesce ad arrivare nel calcio femminile alla Serie A, restarci per 8 anni, vincere per 3 anni il campionato primavera, poi 3 anni fa la società di allora cedette il titolo sportivo alla Roma, ma si è deciso di ripartire. Quindi RES in latino vuol dire cosa, e questo concetto mi piace molto. Che vuol dire cosa? Cosa è un termine che usiamo molte volte, un termine che può essere generico ma può essere un contenitore. Ecco, mi piacerebbe immaginare questa nostra nuova avventura come una cosa davvero nuova, un'impresa che davvero nessuno ha fatto, e cioè un'impresa che traguarda ambiziosi risultati in termini sportivi con un imprinting nativo al femminile e con una capacità di attrazione e di inclusione sociale forte per famiglie, per aziende, per imprenditori. Ecco, mi piacerebbe questo, che questa cosa, dal latino res, diventasse un contenitore di cose uniche. Presidente, quindi è un progetto ad ampio raggio, no? Che riguarda anche il territorio. E l'abbiamo sentita prima parlare con le ragazze, e c'è un po' di emozione alla partenza di questa avventura. Abbiamo sentito parlare con le ragazze di sentirsi proprio questo progetto e di fare squadra, no? Di avere, abbiamo anche sentito che ha parlato di obiettivi importanti, insomma. No, gli obiettivi sono ovviamente importanti. Non c'è dubbio che tutto questo progetto gravita intorno al progetto tecnico sportivo, di cui le ragazze singolarmente e insieme in squadra sono il vertice. Quindi è chiaro che tutto quello che abbiamo in mente, tutte le energie che metteremo in campo, poi convergono verso questa punta di diamante che è la squadra e agli obiettivi che ovviamente saprà raggiungere. Gli obiettivi sono importanti, noi veniamo da un campionato di Serie C che ha avuto una serie di vicissitudini, una serie anche di sfortune, diversi infortuni. Non è andato malissimo, ma certo non ha raggiunto gli obiettivi che avevamo in mente. È chiaro che gli obiettivi che ci poniamo sono ambiziosi, sono immediati, e quindi ci poniamo l'obiettivo, e ci auguriamo che avvenga nel più breve tempo possibile, di scalare le posizioni. E ripeto, va visto il tutto come un prisma, il progetto sportivo è al centro, intorno tutte queste componenti che ho provato a descrivere gravitano intorno al progetto sportivo. Tanto più e tanto prima saremo in grado di raggiungere gli obiettivi, tanto meglio
tutto questo prisma di componenti diverse riuscirà a crescere e a evolversi così come abbiamo in mente. Mi chiedeva se c'è emozione. Personalmente sono una persona appassionata, mi piace lanciarmi nelle sfide. Ho detto alle ragazze che mi piacerebbe che portassero con sé quattro componenti, quattro cose. Uno è il sogno, che ha a che fare con la fantasia, con l'ambizione, con la voglia di far succedere delle cose. L'altro è proprio il concetto di squadra, cioè di stare insieme, di fare una cosa insieme. C'era un film una volta che si intitolava Quelli che fecero l'impresa. Ecco, mi piacerebbe che le ragazze fossero consapevoli di questo, di sentirsi parte di un'impresa che si fa con loro e per loro. E poi c'è il concetto di osare, cioè di superare i propri limiti, di andare oltre, di immaginarsi di più, di immaginarsi oltre. È chiaro che poi le ragazze andranno in campo, le ragazze si alleneranno, mi piacerebbe che sentissero questi temi e questi valori, e l'ultimo è la novità, cioè questo senso di novità, di far succedere delle cose nuove che oggi non esistono e che grazie a loro prendono corpo. Questo mi piacerebbe che sentissero. È chiaro, emozionante, perché è una sfida nuova, ma è una sfida che ci attrae, ci coinvolge, che davvero spero che coinvolga tante persone, sia del gruppo di lavoro che abbiamo costituito, sia diciamo a Roma, negli appassionati dello sport. Presidente, due domande. Una, diciamo, dal punto di vista di sinergie anche economiche e intese come progetto, no? Abbiamo sentito parlare anche di collaborazioni di grandi aziende, di grandi gruppi esteri. Questo è ovviamente una cosa molto importante. Questo fa capire l'ambizione di questa nuova società. E poi uno dal punto di vista tecnico, proprio dal punto di vista del lavoro, della formazione di questo gruppo, di queste ragazze. Lei ha parlato di scelte non solo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista ad ampio raggio, cioè anche umano, di delle ragazze. Sì, allora, circa il primo punto, come ho detto, abbiamo l'ambizione, ma non è un'ambizione in divenire, è già un'ambizione concreta, di aggregare intorno al progetto forze sane anche in termini di capacità di investimento, in termini di capacità di alimentare questo sogno e questa passione. Lo fanno le aziende, sono diverse le aziende che con l'Inchem stiamo aggregando, una è importante, che sarà anche sponsor di maglia, certo. Non do per ora anticipazioni, certo. Perché mi piacerà poi creare delle occasioni dedicate per presentarvi, certo. una presentazione ad hoc per presentarvi questi partner, ma do l'anticipazione che si tratta di un'azienda molto importante, una multinazionale. Poi ci sono una serie di aziende locali che ci stanno aiutando, che credono in qualche modo nel progetto e che quindi si coinvolgono perché vedono, così come lo vedo io, ho provato a descriverlo, l'insieme di cose nuove e cose sane che questo progetto può alimentare. La seconda domanda era invece dal punto di vista della formazione della squadra, della scelta delle ragazze. No, ha detto una cosa importante, ho tenuto a ribadirla alle ragazze. Credo che un po' si evinca da quello che ho detto, cioè le varie anime di questo progetto parlano di un progetto che senz'altro ha un vertice, un cuspide sul progetto sportivo, ma non è, e non si tratta solo di un progetto sportivo. Le ragazze non stanno qui per caso, le ragazze sono state scelte, nessuna delle ragazze sarà anche nel percorso, nel proseguio, lasciata indietro. È un progetto che sia all'interno delle persone che lavorano con il mio team, sia all'esterno, con riferimento a tutte le realtà coinvolte, è un progetto che guarda ai valori e quindi guarda alla crescita umana, alla crescita integrale delle persone. L'aspetto sportivo è fondamentale, è importante, ma ci stanno a cuore delle persone compiute e realizzate. E per questo è un obiettivo, è un progetto che abbiamo in mente e che intendiamo traguardare con grande passione e motivazione.
Presidente, noi non vorremmo rubarle troppo tempo e innanzitutto gli facciamo un grandissimo bocca al lupo per questa stagione che deve essere un po' la stagione del riscatto di questa società. È vero che è il primo anno di un percorso, però la RES è una società storica e sicuramente avrà voglia di riscatto per quello che non è stato. E noi le facciamo un grandissimo in bocca al lupo e la continuiamo a seguire nei suoi progetti di società. E il giornale di Roma seguirà con molta attenzione la RES Roma Ottava e ci vediamo alla prossima intervista. Grazie mille. Grazie.